Buongiorno, perdonate un po' il mio imbarazzo perché non sono avvezza al video e ancora non ci ho preso la mano. Spero col tempo e con l'esercizio di migliorarmi. Volevo parlare oggi, fare un piccolo, più che parlare, volevo fare un piccolo commento sull'organizzazione della settimana dello screening del diabete. Ci siamo già detti all'inizio, l'abbiamo ripetuto per tutto il tempo, che sono mancate le procedure, è mancato un obiettivo chiaro, sono mancate delle indicazioni chiare e precise ai colleghi sia sulla finalità di questa settimana sia su come gestirla in maniera pratica e soprattutto possibilmente in maniera tutta uguale, in quanto se dovevamo raccogliere dei dati e questi dati dovevano avere un valore, dovevano esserci delle modalità condivise con le quali raccoglierli, altrimenti i dati di per sé non hanno nessun valore se non solo quello politico-pubblicitario. Detto questo, forse è mancata anche una certa accuratezza, una certa precisione nella comunicazione interna ai colleghi. E circolari vaghe, poco precise, che entravano poco nei dettagli, che non si soffermavano a dare delle motivazioni, delle spiegazioni ai colleghi. Per cui per tutta la settimana ci siamo scambiati tutta una serie di impressioni, chi credeva che si dovessero fare con uno scopo, chi per l'altro, chi aveva delle opinioni e queste opinioni non coincidevano quasi mai. Questo, quando si organizza qualcosa a livello nazionale, è molto grave, perché fa perdere di interesse di valore all'iniziativa e lascia tutto all'iniziativa personale di ciascuno di noi, che può essere lodevolissima e anzi per molti è stata veramente lodevolissima, tuttavia non ha portato, secondo me, quell'uniformità e quel valore aggiunto alla professione che forse ci si poteva aspettare. Ma io vorrei toccare un altro argomento che mi è sembrato particolarmente importante e che mi sta a cuore in maniera particolare. Al di là delle finalità ultime che doveva avere questo screening, l'obiettivo, l'interesse, il centro di tutto il lavoro in farmacia è il cliente. Noi lavoriamo per il cliente perché è quello che ci paga lo stipendio ed è quello per il quale ha un senso il lavoro che facciamo. Così come è stato organizzato questo screening, non metteva al centro il cliente. Basti dire una cosa per tutte. Non era prevista la consegna del questionario compilato al cliente da portare al suo medico. Io ho valutato questa cosa come molto sgradevole per il cliente, una mancanza di rispetto nei suoi confronti. In fondo il cliente non veniva a farsi lo screening perché noi potessimo vantarci di essere un presidio della salute sul territorio. Veniva per lui, per un valore che doveva trovare lui in questa iniziativa. Quindi mi sarebbe sembrato il minimo della vita farlo uscire non solo con qualche informazione in più, qualche parola in più, qualche cura in più, ma soprattutto con qualcosa di scritto che gli potesse far vedere nel tempo i valori rilevati, ma soprattutto col quale andare dal proprio medico ed eventualmente chiedere o parlare col proprio medico di possibili altre indagini o comunque di quella che era la sua situazione verificata dal questionario. Il fatto che questo non fosse neanche stato previsto mi lascia sempre molto perplessa, ecco, mi ha lasciato veramente molto perplessa, perché mi è sembrato che in fondo l'interesse del cliente, il benessere del cliente, il vantaggio al cliente, non fosse al centro del nostro lavoro. E io ritengo che questa sia una posizione molto grave. Ecco. Scusatemi se mi sono permessa di fare questa osservazione, ma l'ho fatto nell'interesse degli screening futuri, degli eventi e delle iniziative future. Io credo che se oggi la farmacia vuole cambiare veramente per essere più al passo coi tempi, ma soprattutto per rispondere alle esigenze della clientela e delle persone, bisogna che cominci a valutare queste cose. Ovvero sia, che cosa posso fare perché il mio cliente non solo sia soddisfatto del mio lavoro, ma un domani, dovendo scegliere fra competitor diversi per un certo servizio, perché
diciamocelo, lo screening sul diabete, un domani lo possono fare i poliambulatori medici, lo possono fare gli ospedali, lo possono fare le case di cura, le possono fare i distretti sanitari, lo può fare chiunque. Però un domani, quando questo potrebbe avvenire, il cliente, la persona, deve comunque scegliere la farmacia. E per far questo, la farmacia deve dare qualcosa di più al cliente, in maniera tale che vinca la gara della preferenza. Il cliente ritenga che andare in farmacia abbia sempre un qualcosa in più. La farmacia gli dia sempre qualcosa in più. Grazie.